Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Se avete visto il video precedente dove costruisco il mob spawner, avrete notato che nel video è stata esclusa la parte in cui andavo a cercare la sabbia delle anime. Infatti delle 6 ore che ho impiegato per costruirlo, circa un'ora l'ho trascorsa nel Nether. Quindi in questo video vi mostrerò l'intera esplorazione. Breve riassunto per chi non ha visto il video precedente. Dopo aver costruito un piccolo pontile e un pillar uno per uno per creare l'ascensore, mi accorgo che per completarlo sarebbe servito un blocco di soul sand. Quindi mi preparo per questa rischiosa spedizione nel Nether consumando i 35 livelli che avevo raggiunto incantando diverse volte il nuovo piccone in diamante e infine qualche piccone in ferro. Fatto questo, entro nel Nether. Ebbene, ora che mi sono svuotato con i livelli posso andare nel Nether. Questa casa di qua si chiama svuota il tuo inventario. Ci metto delle cose che non mi servono qua, però uno stack me lo tengo. Questo li lascio. No, il piccone in diamante ovviamente lo devo usare pure. Poi sono arrabbiati con me questi. No, mi dire che va a finire come le altre volte. Che ho brutte esperienze qua nel Nether. Allora, so che di qua c'è l'entrata per casa. Quello che potrei fare per trovare la Soul Sand, credo che scavare per terra e fare... fate i fatti vostri poi. Fare così, uno scavo per terra. Che vuoi? No, mi devo creare un piccone in pietra. Che fanno? Guardate come rincorrono. Oh mio Dio, devo venire con qualcosa in oro qua. Intanto vedo se trovo qualcosa da qua sotto. Sembra che è a livello 15 che devo andare per trovare qualcosa tipo come l'Ancient City. Sì, l'Ancient City, l'Ancient Debris. Allora, qua c'è un'apertura, direi di evitarla, ma credo che qua è tutto aperto, a meno che me ne vado verso di qua e cerco di prendere la montagna. Però questo video doveva essere fare il mob spawner, si sta trasformando in cercare la soul sand, devo vedere se la trovo in caso niente, in caso ci metto le scale e poi cambio. Ecco perché avevo deciso di portare un po' di pietra in più, perché l'altra volta stavo rimanendo qua nel Nether, facciamone un paio di più di questi picconi. Ma dove sono questi? Mi stanno contento, non so da dove. Guarda, prendo quest'oro giusto. Ma qua troppi ce ne sono. Vediamo quanti ne riesco a fare con questo. No, solo due. Vado un po' più avanti. Allora, qua sono vicino a un lago di lava. Di solito vicino ai laghi di lava si trova più facilmente. Faccio del quarzo. Vediamo di raccoglierlo, magari così prendo un po' di esperienza. Loro non dovrebbero potermi colpire. Allora, quando ho capito se vado di qua, se questo lo chiudo e vado non di qua ma di qua, salve, questa poi potrà rimanere come discesa per prendere la Ancient Debris. Pare che verso livello 15 poi qua posso fermarmi, dovrei trovarla qualcosa, a meno che qua non è buono solo per l'Ancient Debris. Questo è da chiarirlo. Questi sono dei magma block. Mi spavento che se rompo un blocco c'è un pezzo di lava. Ma in teoria per esserci questi magma block ci sarà qualche pezzo di lava. Qualche pozza di lava, qualche lago. Vediamo. Questa è la blackstone. Quella che c'è di solito nei bastioni. Ma in teoria non c'è niente di che qua. Forse stavo scambiando la sabbia delle anime, la soul sand, forse la stavo scambiando con la ghiaia che si può raccogliere con la pala. Sinceramente non so dove andare per prendere la soul sand, ma questo scavo è solo per la netherite, starò sbagliando secondo me. A meno che appunto non trovo quest'oro e lo uso per farmi dei pantaloncini, per far simpatia ai piglin. Sì, già lo posso fare, quindi gli scarpini in oro me li faccio, che ogni volta me li dimentico. Continuiamo a scavare, ho il dubbio di poter trovare un po' di netherite magari, che non l'ho mai trovata io, su Minecraft non l'ho mai trovato. Che poi ora per fare un oggetto in netherite non ci vuole più solo l'Ancient Debris, netherite, scrap, poi netherite, ma ci vuole quell'oggetto che la trasforma, ci vuole tipo quella cosa che si trova nei dungeon. Io dei picconi in pietra ne posso fare un bel po'. Vediamo, sto col beneficio del dubbio di poter trovare qualcosa. A questo punto cerco la netherite. Questi blocchi non li vorrei perdere, perché ora che sto facendo il mob spawner avere qualche blocco in più non fa male. Ma sinceramente non ne sto trovando io. Attenzione, qua la lava è bella veloce.
Sinceramente, ok, ho trovato altro oro, però del resto niente, né di netherite e neanche di soul sand. E questo non lo stavo tenendo in considerazione che ci avrei messo tutto questo tempo. Davanti ci sono, sento dei magma, insomma quelli che danno il magma cream. Chissà che stanno facendo qua. Fammi svuotare un po' l'inventario, giusto con una cassa. Marchiamo questa zona e in questa cassa ci vado a mettere tutti questi blocchi che ho scavato. Per esserci magma cream credo che ci sia un bastione o qualcos'altro. Boh, vediamo. Tanto se c'è il bastione io ho le scarpine d'oro, non dovrebbero dirmi niente. Sento tantissima lava. Però da dietro. Eccola. Oh, allora intanto una cosa importante che ho fatto è stata farmi gli scarpini d'oro, quindi ora non dovrebbero attaccarmi più i piglin. Mi sono creato questa zona per entrare in una parte più bassa del Nether dove trovare l'Ancient Ebris. Un bel po' sono sceso. Ora, oltre ad essere respawnati, guardandomi noteranno che io ho gli scarpini, quindi qua indico che c'è questa entrata. Così, qua c'è questa entrata, è dietro il portale proprio. Un po' costretto dai piglin, un po' perché mi serviva, ho creato questa entrata. In realtà, ora che ho queste scarpine, tranquillamente potrei scendere un po' in zona e dare un'esplorata per vedere se ci sono eventuali zone di sabbia delle anime. Allora, faccio l'ultimo giro nel Nether. Ora che ho svuotato un po' l'inventario, ho preso un po' di cibo in più, faccio l'ultimo giro e poi il mob spawner, se non trovo altra soul sand, la faccio come meglio viene. Ecco, però loro non sono in considerazione. E se ti punto l'arco girano, sai che non lo sapevo sta cosa. Ma che vogliono? Ce l'hanno con me. Vabbè, io vado avanti lo stesso, tanto basta che corro. È un Nether un po' bruttino questo che ho trovato io. Anche perché è tutto Nether rosso. E qua nel Nether rosso, oltre ad esserci i piglin, gli oglin, c'è poco. Già che ci sono, questo quarzo lo prendo, non è che lo lascio qua. Sarebbe stato meglio se avessi trovato la zona quella blu, dove è ovviamente tutto sabbia delle anime. Che hanno questi? Ce l'hanno con me, sì, ma non dovrebbero avercela con me. Io non sto lasciando niente in giro, non vorrei che mi perdo. Sto sempre sulla fiducia che trovo poi le coordinate. Boh, vediamo di fare un tunnel così e vedo dove sbuco. Sono all'altezza 104, guarda un po' il caso. Quest'oro lo prendo pure, metti che mi si rompono gli scarpini. Potrei farmi un piccone d'oro, tanto è veloce. Anzi, non l'ho mai provato il piccone d'oro nella Netherrack. Però altri picconi in pietra me li faccio. Ovviamente lo so che questo, guarda, che è veloce. Però la vita scende velocemente, altrettanto. Ma da qualche parte devo sbucare. Non è possibile che non sbuco da nessuna parte. Da questa parte sento un rumore di fuoco. Sempre i piglin. Però sono sopra di me. Ma quanto è alto? Sono alla bedrock qua. Pare strano che è così alto qua. E comunque avevo sentito. È qua sopra, eh. Purtroppo non c'è un F3, non c'è niente sulla bedrock. Non posso vedere dove ci sono più entità o meno entità. Ah, qua, guarda un po'. Avevo fatto questo buco senza rendermene conto. Ok, qua non siamo più in una zona rossa. O sì, perché c'è il magma cream. Però siamo sempre nella zona rossa. Poi andrei sempre avanti. Meno male che non mi metto sopra. Qua c'è un bel lago di lava. Avrei fatto un bellissimo volo. Mi sento sempre a questi. Oh, devo oltrepassare intanto questo lago di lava. Vediamo se riesco a capire qualcosa. In teoria questo Nether di qua deve essere quel Nether normale. E devo stare attento che quello. Anzi. Ho tre frecce e non ne ho preso neanche con una. Ottimo arciere sono, eh. C'è una bella cosa, ci metto qua questi blocchi e andiamo sul sicuro. La tastiera di 20 anni fa ovviamente non mi deve tradire. Col tasto Shift potete immaginarvi quanto l'ho premuto. No, però questa pietra me la devo tenere per i picconi, eh. Neanche la posso sprecare. Ecco, infatti, mi si è rotto un altro piccone. Allora, vediamo un po'. Questi che ho sentito dovrebbero essere pigmen e non piglin. Ho sentito un enderman, quindi potrebbe essere che qua c'è il nether blu. Tutto è possibile. Ma anche se il nether blu l'avrei visto più facilmente. Vediamo se qua riesco a creare un'apertura per scendere. Sono comunque sempre nel nether rosso.
Però questo non mi sembra più nether rosso. Magari credo il pisello spottatore con una torcia sopra, così riuscirei a spottare questo luogo con questi blocchi così, e vediamo di esplorare da questa parte. Allora, ecco il nether blu. Vedi che giro che ho fatto per prendere questo pezzo di sabbia delle anime. Allora, ecco la sabbia delle anime e qua c'è quello che cercavo, proprio la zona blu. Però ne ho dovuta fare di strada. Questa sabbia delle anime, già che ci sono, ne prendo un bel po'. Beh, almeno c'ho la strada pronta. Vediamo di prendere un bel po' di sabbia di qua. Ormai che ci sono, completo questo stack e me la svigno. L'ultima volta che ho detto me la svigno mi sono perso, quindi meglio non svigliarmela. Andiamo di qua, questo ponte. Poi sono passato di qua. Signor Gast, salve. Tutto ok, tranquillo. Nulla di buggato, nulla di allaggato, tutto ok. Qua c'è il nostro pisello riconoscitore, tattica usata dall'aeronautica militare per non perdersi. E con il nostro bottino possiamo tornare. Dopo 2 ore per cercare questa sabbia delle anime, per un blocco che alla fine non serve a fare la farm. Ora non so se sarà un video a parte questo, magari lo faccio a parte. E guarda che tunnel, guarda che tunnel che ho dovuto fare. 10 minutes later. Allora, da questa parte non può essere. Allora sarà da questa parte. In questo momento l'unico problema mio sono gli Oglin. Ah, ecco il portale. Alla fine non era neanche tanta a distanza. Però se nel Nether sale l'ansietta, questa volta ce l'abbiamo fatta. E questo può tranquillamente diventare un video. Ci ho messo talmente tanto di quel tempo che può diventare un video. E allora, per il video dove cerco questa benamata sabbia delle anime, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Purtroppo questo video è dovuto uscire in questo modo, dato che appunto ci ho messo circa 2 ore per trovare questa sabbia delle anime. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.